Buongiorno amici di Ciao Como, siamo a Tavernola in compagnia del direttore del Como, Charlie Ludi. Grazie per averci concesso questa all'inaugurazione di questa nuova area. Due parole. La stagione si sta avviando alla conclusione, il Como è lanciatissimo, soprattutto dopo queste grandi vittorie. Cosa ha da dire ai tifosi e soprattutto alla città in questo momento? Sì, fammi spendere un minuto prima per contestualizzare la nostra presenza rispetto a un progetto importante, sponsorizzato da BKT, dalla Lega e dall'amministrazione comunale. Insomma, oggi è bello restituire alla comunità qualcosa per fare sport. Sport non è solo calcio, sport è salute, essere trasversali e poter impattare così sulla comunità è un nostro obiettivo. Rispetto alla stagione ci stiamo nutrendo dell'energia positiva, della prestazione della squadra, stiamo lavorando assiduamente per non avere rimpianti alla fine, con le nostre carte, con le nostre armi che in questo momento ci pongono al secondo posto in classifica di Serie B, dove volevamo essere, faremo di tutto per rimanerci. Si arriva al rush finale, la prima partita ci sarà sabato contro Ferrara Pisarò. Sulla carta sembra facile, ma di sicuro di partite facili in questo momento non ce ne sono, perché tutte le squadre lottano per un obiettivo. Dopodiché si arriverà alla partita, alla trasferta di Marassi, quindi due partite fondamentali e soprattutto anche in attesa poi di conoscere anche i risultati delle altre squadre. Sì, abbiamo la fortuna di poter e dover pensare sul nostro percorso. Giustamente la carta, la classifica parla chiaro, ma sappiamo allo stesso tempo che siamo in Serie B e la Serie B tutte le settimane prevede delle sorprese. Noi dobbiamo approcciarla, non mi piace i luoghi comuni, mi conoscete, quando si dicono sono cinque finali, per me sono cinque partite molto importanti, veramente, in cui dobbiamo spendere tutte le energie per massimizzare il risultato ogni sabato. Quella di Genova è fin troppo lontana di partita, dobbiamo andare a Piacenza per cercare di ottenere il meglio possibile, poi logicamente cominciamo ad ascoltare i risultati anche degli altri campi, perché a 5 partite alla fine obiettivamente tutti i punti che o tu lasci sul campo o gli altri lasciano sul campo diventano determinanti. Ti chiedo se posso due parole su Brown Oder, che insomma è una gran bella sorpresa questo ragazzo, e poi naturalmente su Gabri Gol, che sta facendo favire, soprattutto sta, come si può dire, facendo sognare i tifosi, no? Sì, allora Mattias è sicuramente, anche per noi che l'abbiamo scelto, una grande sorpresa per come ha capito il contesto, ha capito la cultura, ha capito il calcio italiano e si è integrato in una squadra che comunque stava già performando. Va dato merito a lui, perché comunque veramente ha bruciato le tappe, come si suol dire. E Gabri io lo cito sempre come simbolo, così come altri, del percorso di questa società. Partita con affari relativamente spenti, con l'approccio dei piccoli passi, con investimenti crescenti, fino ad arrivare attraverso il lavoro, è la cosa che mi piace dire, a provare a competere per andare in Serie A. Gabri è veramente simbolico dell'approccio e del nostro modo di lavorare, e veramente ce lo teniamo stretto perché è un giocatore fondamentale. Allora grazie per questa intervista e naturalmente in bocca al lupo per le prossime. Grazie a voi, Kevin.